Buongiorno a tutti da Elisabetta Podrini. Oggi Risto Training vi porta a Fano per scoprire Beauty Food, il primo bistrò vegetariano e vegano della città. Un ristorante accogliente e raccolto dove ci si sente come a casa propria. L'atmosfera è soffusa, qui si possono anche leggere libri e riviste a tema. La materia prima è a chilometro zero, rigorosamente biologica e senza glutine. Questo non significa che non potete accontentare il vostro palato, i vostri occhi e il vostro cuore. Già il nome stesso lo dice, Beauty Food, un gioco di parole inglese che significa sì il tuo cibo, il che vale a dire che il ristorante propone, ma siete voi che scegliete. La cucina veg è un'esplosione di colori e di sapori, alcuni perduti e ritrovati, altri mai conosciuti, che sapientemente e fantasiosamente miscelati danno vita a piatti sani e genuini, ma gustosissimi. Conosciamo la titolare di Beauty Food, Valentina Candiracci. Valentina, come nasce l'idea di Beauty Food? L'idea di Beauty Food nasce principalmente dal fatto che io da sempre ho avuto una passione per l'alimentazione sana e che poi nel tempo è sfociata nel veganismo, quindi in questa assoluta eliminazione di tutti gli alimenti di origine animale. L'idea di Beauty Food poi successivamente è nata perché a Fano mancava e quindi la voglia di fare un qualcosa di diverso e di avvicinare i fanesi ha un tipo di cucina diversa e molto più salutare. Oggi in televisione si sente spesso dire che la cucina veg è un po' una moda. Tu come la vedi? Allora, diciamo che come tutto il discorso della moda, la moda va, la moda viene, la moda torna, però in linea generale il discorso vegan è qualcosa di ben più profondo, quindi di ben più radicato. Con un po' di informazione in più si capisce quanto importante sia invece un discorso salutistico, oltre che etico, ambientalista. Dietro il discorso vegano c'è tutto questo, non c'è solo una moda che in sé non avrebbe alcun fondamento se non qualche mese di vita, ecco. E qual è la filosofia della tua cucina? Allora, il nostro ristorante cerca di conciliare piatti della tradizione anche antica, quindi riscoprendo cereali antichi, legumi antichi che non si trovano più nelle nostre tavole, rivisitati in chiave moderna, oltre che anche una serie di piatti etnici, quindi non solo tradizione italiana ma anche piatti della tradizione estera. E Beauty Food è entrato anche a far parte del progetto Alimentazione Fuori Casa. Che cos'è? Allora, l'Associazione Italiana Celiachia appunto ha istituito questo progetto che è finalizzato a permettere ai celiaci di poter alimentarsi anche fuori di casa con tutta sicurezza. Beauty Food fa parte di questo progetto con grande onore nostro, perché comunque per noi è stato un impegno ma anche è un onore. Tutte le persone che hanno voglia, sono in giro per l'Italia e si trovano in zona e vogliono mangiare sicuro senza glutine possono venire tranquillamente. Oltre ai piatti del giorno che sono proposti in base alla reperibilità e stagionalità dei prodotti, hanno largo spazio le zuppe di cereali e legumi, i risotti, poi sono da provare gli spaghettoni aglio, olio, pipi e pane brusco. La pasticceria offre un'ampia varietà di dolci vegan e senza glutine. Cosa si beve al Beauty Food? Potrete scegliere tra un'infinita varietà di estratti di frutta e verdure di stagione, succhi e bibite biologiche. Inoltre potete scegliere tra una vasta gamma di tè e per i più tradizionalisti potete pasteggiare anche con vini e birre biologiche e biodinamiche. Importante perché qui si beve acqua alcalina e pura. A proposito di acqua, che cosa si intende per acqua alcalina? Allora, per acqua alcalina si intende un'acqua depurata per osmosi inversa e alcalinizzata tramite inserimento di sali minerali. Quindi il pH, che normalmente nelle acque che si comprano al supermercato è un pH tendenzialmente acido, viene invece portato ad un pH alcalino. Quindi la nostra ha un pH di 9.4-9.5, quindi è molto alcalina e aiuta l'organismo a riequilibrare il pH del nostro sangue. Il nostro organismo ha bisogno di un pH alcalino per stare bene, altrimenti cibi acidi, stress ci acidificano e portano quindi questo pH ad abbassarsi. Valentina, grazie per questa scoperta piacevolissima, un'altra perla di Risto Training. Siamo in cucina e al Beauty Food e conosciamo lo chef Luca Leone Zampa, a cui chiediamo: qual è il segreto della tua cucina? Una combinazione di tradizione e contemporaneità, facendo attenzione agli ingredienti della materia prima e soprattutto cercando di trasmettere il valore della cucina vegana e anche che è una cucina alla portata di tutti. La video ricetta di oggi è la rava e la fava.
L'impasto di questa pasta fresca è un impasto per celiaci, vegano, e quando è stato impastato va fatto riposare per mezz'ora. Abbiamo fatto un impasto usando 150 g di farina integrale di fava, 110 g di acqua, 2 g di xantano, 2 cucchiai di olio e un cucchiaino di sale fino. Allora, la manipolazione dell'impasto è proprio a piccoli bigoli, quindi si prende un puntino di pasta e si butta nella farina. Il soffritto della pasta è un soffritto a base di peperoncino e aglio rosa in camicia. Olio extravergine d'oliva italiano, organico, biologico. Lessiamo le cime di rapa in un'acqua salata al 5%, il che significa 50 g di sale per litro. Le cime di rapa vanno lessate per circa 10 minuti fino a quando il gambo non è tenero e poi viene scolato e messo direttamente nella padella del soffritto. Lessiamo 100 grammi, 150 grammi in base alla fame della pasta fresca in acqua salata a seconda del gusto di ognuno e poi lo saltiamo in padella. La cottura è veramente velocissima, di qualche secondo. Adesso impiattiamo in un piatto fondo con una coppa pasta e poi lo spolveriamo con paprika affumicata. Come dice Remy nel film Ratatouille, se veramente siamo ciò che mangiamo, io voglio mangiare solo cose genuine. Da Beauty Food, la rava e la fava. Risto Training, la buona cucina italiana.